e anche la diretta streaming. Buon lavoro a tutti. Perfetto, ottimo, buon lavoro a tutti. Delibera proposta di giunta al Consiglio numero 49 dell'11/2/2021, adeguamento della classificazione acustica relativa all'area industriale ex aurea in via del commercio numero 110. Passerei con l'appello a Morfini. Presente, buongiorno. Buongiorno, Anzalone. Consigliere Anzalone. Ariotti. Buongiorno. Buongiorno. Avvenente. Presente, buongiorno. Buongiorno. Baroni. Consigliere Baroni. Bernini. Presente. Bruccoleri. Presente, buongiorno. Buongiorno. Brusoni. Presente, buongiorno. Buongiorno. Campanella. Presente, buongiorno. Buongiorno. Cassiba. Buongiorno. Presente, buongiorno. Ceraudo. Presente, buongiorno a tutti. Buongiorno. Corso. Presente, buongiorno. Buongiorno. Costa. Presente. Crivello. Sì, presente, buongiorno. Buongiorno. De Benedictis. Presente. Ferrero. Presente. Fontana. Buongiorno, presente. Buongiorno. Gambino. Buongiorno, presente. Giordano. Buongiorno. Buongiorno. Grillo. Presente. Immordino. Presente. Lauro. Consigliera Lauro. Lodi. Presente, buongiorno. Buongiorno. Mascia. Presente, buongiorno Presidente. Buongiorno. Ottonello. Buongiorno Presidente, presente. Buongiorno. Andolfo. Presente, buongiorno. Buongiorno. Piana. Consigliere Piana. Pignone. Consigliere Pignone. Pirondini. Presente, buongiorno. Buongiorno. Putti. Presente, buongiorno. Buongiorno. Remuzzi. Buongiorno. Presente, buongiorno. Rossetti. Presente, buongiorno. Buongiorno. Rossi presente. Salemi. Presente, buongiorno. Buongiorno. Santi. Presente. Terrile. Presente, buongiorno. Buongiorno. Pini. Presente. Vacalebre. Presente, buongiorno. Buongiorno, Villa. Dovrebbe essere presente l'assessore Campora, chiedo conferma. Assessore Campora? Non abbiamo l'assessore Campora. Aspettiamo 5 minuti, direi, perché è fondamentale che ci sia. Cribello. Presidente, ora lo chiamo. Grazie. Cribello, sono Grillo. Ciao Grillo, ciao caro. Volevo chiederti, Dimmi. Pignone ha dei problemi che un po' che non si vede, non lo sento. No, bene, No, nelle senza ultime commissioni c'era. particolari. Pensiamo in Cosa diretta cambia nelle streaming. commissioni? Faccio una Diretta streaming. diretta attiva. Grazie comunque. Figura, grazie a te. Presidente, l'assessore Campara dovrebbe essere riuscito a collegarsi. Aspetto conferma da lui direttamente. Sì, eccomi, ho avuto qualche problema, ma ci Buongiorno sono. assessore, abbiamo già provveduto con l'appello, mi risulta anche un nominato un esperto da parte della lista Crivello. Chiedo conferma. E lascerei la parola a lei sulla delibera, prego. Grazie Presidente, siccome sono presenti, direi, adesso sto guardando la griglia, ma dovrebbe essere presente il direttore Prandi dell'ambiente, l'architetto Mangili dell'ufficio acustica. Assessore, scusi, posso solo interrompere? Noi non abbiamo nominato nessun esperto, Ah. abbiamo nominato
Abbiamo nominato per la rottura suolo. Allora chiedo scusa, ho visto prego, prego, chiedo, prego. Perdono, mi si è sovrapposta la mail, chiedo perdono io. Quindi, Presidente, le dicevo che è collegato il direttore Prandi dell'ambiente, settore ambiente, e la responsabile dell'ufficio acustica, che è l'architetto Grazia Mangili, quindi farà intervenire loro. Perfetto, ci mancherebbe, va bene. Chiedo a Prandi o all'architetto Mangili chi è che interviene. Dottor Prandi? Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, vi ringrazio per l'invito. Allora, come abbiamo fatto l'altra volta, trattandoci di un discorso di zonizzazione che è tecnico, nel senso che deriva tra l'altro da una motivazione di miglioramento di quella che è la situazione della città, lascerei all'architetto Mangili la descrizione di quello, delle motivazioni e delle modalità con cui viene gestita la zonizzazione acustica all'interno della città. Benissimo, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, entriamo nel merito, ci troviamo in via del commercio nella zona produttiva di questa via. È stata a suo tempo classificata in classe acustica 6 proprio perché c'era la presenza di diversi insediamenti produttivi. Di questi insediamenti il maggiore, che si tratta dell'ex stabilimento Aura, se ricordate era una fabbrica di cioccolato, questa è dismessa ormai da tempo e al momento quindi non viene utilizzata nella funzione funzione produttiva. A questo punto i proprietari dell'area, che probabilmente l'hanno acquistata più di recente, la società Roseto SRL con sede in Milano, ha chiesto la riqualificazione della zona sesta, che per la classificazione acustica la zona sesta è la zona maggiormente rumorosa perché consente appunto l'attività produttiva, con una costante presenza di 70 decibel sia in orario diurno che in orario notturno. Siccome la norma acustica non consente in questa tipologia di area la sussistenza di funzioni quali quelle che invece la società Roseto vorrebbe inserire nella sua proprietà, e quindi funzione residenza e di impianto sportivo polifunzionale. Per consentire questa nuova funzione dal punto di vista acustico è necessaria la variante che sta presentando in questo momento la società Roseto, e che comporterebbe quindi un miglioramento dal punto di vista acustico, perché dalla classe acustica 6 andiamo a passare alla classe acustica terza, che è omogenea rispetto a tutto l'intorno, a parte appunto i piccoli insediamenti produttivi che continuano a sussistere. Potete vedere chiaramente nelle planimetrie stato di fatto la zona blu, che è la zona classe 6, che è più ampia, che viene ridotta diciamo di circa una metà, la zona che era diciamo utilizzata da Aura adesso in questo momento viene colorata tutta di arancione perché passerebbe in classe acustica terza. Rimango a disposizione per quanto riguarda eventuali domande. Grazie mille. Chiedo ai commissari se ci sono. Presidente, io ho qualche problema a trovare il modo di entrare in chat. Pure io ho provato, volevo scrivere gli assenti, non sono riuscito. Lo stesso probabilmente se Liguria Digitale potesse verificare, o dobbiamo aggiornare il nostro software sul. Era un quesito che stavo per porre anche io ai tecnici. Allora, ho provato ad alzare la manina, ma non so se. Sì, di Imporzano, Liguria Digitale, dalla regia. Effettivamente in questi giorni ci sono pervenute diverse richieste per quanto riguarda la chat. Probabilmente deve essere un aggiornamento di Cisco Webex
E vi Dobbiamo fare chiedo di avere pazienza nel caso scrivete privatamente a me che io riporto tutto al presidente Rossi. Grazie mille. E chiedo appunto a questo punto qua vocalmente Ho alzato la manina. prego, consigliere Bernini. Sì, no, in realtà è soltanto per sfogare i peggiori miei sentimenti, quelli dell'invidia nei confronti degli attuali membri di giunta, perché nel momento in cui io avevo invece il Non si compito di... sente. Anche sull'audio c'è qualche problema. Dicevo che quando avevo il compito di assessore all'urbanistica, ogni qualvolta c'era un provvedimento di modifica di zonizzazione acustica legato ad un provvedimento, c'erano dei fresatori dei miei organi anche in maggioranza che pretendevano la mia presenza in commissione in modo da aggiornare sullo stato del progetto. Vedo che questo uso, che comunque era un uso positivo perché dava la possibilità ai consiglieri di capire come si stavano evolvendo alcuni interventi particolarmente delicati, non c'è più. Però a me piacerebbe capire, anche perché la storia di quell'area la conoscete tutti, è un'area che fu acquisita per farci speculazioni dai furbetti del quartierino, proprio quelli romani famosi, e poi col grande fallimento restò per lungo tempo senza una destinazione. Ora, la società Roseto sembra andare avanti, ma forse sarebbe così, non solo per me, per la mia curiosità, ma anche per conoscenza di tutti i consiglieri, importante capire a che punto è questo progetto, se hanno trovato, come dire, anche le risorse economiche per riuscire ad attuarlo o se siamo ancora solo in una fase in cui tutti, come dire, i percorsi burocratici necessari come questo per poter poi presentare una progettazione definitiva dell'intervento vengono svolti. Non so se è possibile avere anche telefonicamente una risposta da parte dell'assessorato, se non dell'assessore, almeno dei tecnici che si stanno occupando della cosa. Grazie. Buongiorno, mi sentite? Yeah? Buongiorno, mi scusi, non mi ero presentato perché non sapevo se era richiesta un mio intervento. Sono Gianfranco Di Maio, ufficio Prego, prego, ci mancherebbe. operativi del Grazie Di Maio. comune. Buongiorno Bernini, sia contenta di me? Sì, no, no, altro che per la grande esperienza e competenza. Sì, certo. Allora, se ho capito bene, la domanda verte sullo stato dell'arte del procedimento. Allora, c'è il progetto definitivo che è in istruttoria in conferenza dei servizi. È partita alla fine dell'anno scorso e niente, è in fase di esame da parte degli uffici. In estrema sintesi, è questa la cosa. Si tratta di La dottori ringrazio. di... È sufficiente? Sì, la ringrazio, ho capito. Perfetto. La ringrazio. Ci sono altri interventi degli auditi o dei commissari? Direi di no. Pronto, sono Prego, Grillo. consigliere Grillo. Prego. Ma rispetto all'intervento del collega Bernini, che ringrazio perché puntualmente, avendo acquisito esperienza in passato, si fa promotore di proposte costruttive. Ora, per quanto riguarda questa delibera, dovrà essere inviata alla città metropolitana per l'approvazione definitiva per quanto riguarda la classificazione acustica. Quindi, per essere molto sintetico, riterrei opportuno che, acquisita l'autorizzazione di classificazione acustica, in apposita riunione di commissione consiliare poi sia illustrato, primo, il progetto di edilizia residenziale, secondo, la realizzazione della viabilità interna, carrabile e pedonale. Ovviamente queste questioni le ho ricavate dalla relazione della deliberazione. Terzo, le caratteristiche dell'impianto sportivo e ovviamente da chi gestito.
Ecco, quindi io ritengo opportuno, ovviamente acquisita, ovviamente sulla base dell'odierna delibera, l'autorizzazione acustica, che poi prima di procedere agli adempimenti autorizzativi di natura edilizia e le altre questioni che ho evidenziato, che ci sia in sede di commissione consiliare ovviamente una preventiva informazione prima che poi il titolo edilizio e altre autorizzazioni siano rilasciate. Grazie. Grazie consigliere Grillo, sono assolutamente d'accordo con lei, disponibile a convocare una commissione. E ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, chiamerei l'iscrizione della pratica all'aula. Lega Salvini Premier. Aula. Cambiamo. Italia Viva. Aula. Vince Genova. Aula. Forza Italia. Aula. Fratelli d'Italia. Aula. Partito Democratico. Aula. Lista Crivello. Aula. Movimento 5 Stelle di Genova. Aula. Chiamo Genova. Aula. Gruppo Misto. Aula. Vi ringrazio tutti e ringrazio i tecnici nonostante le difficoltà di comunicazione nella chat e grazie, appuntamento alla prossima. Arrivederci, grazie. Grazie presidente. Grazie presidente. Grazie a tutti.